conclusa la partita. S Possili Pomodumbi, vinta la Possili 3-2. Abbiamo qui Nocerino, migliore in campo, autore di una doppietta. Allora, un tuo commento sulla partita. Niente, abbiamo perso perché eravamo in priorità nel primo tempo, se non perdevamo. Vedi, infatti, quando sono arrivati due vostri giocatori avete fatto una grande partita. Non lo stavamo rimandando, ma... Non è andato. Hai fatto anche due bei gol, uno una bella protezza balistica, un bel lob. Che dici, questa squadra dove può arrivare? Ma possiamo arrivare, solo che dobbiamo essere persone umili che dobbiamo tutto quanto le partite. Se non arriviamo da nessuno. Cosa vi è mancato oggi, oltre ai due giocatori nel primo tempo, nel secondo tempo, cosa vi è mancato quando eravate in lotta per vincere questa partita? Non lo so. Ti è mancato niente. Un commento su solo, Blasio, solo il tempo. Un commento su Blasio, portiere. C'è mancato il tempo, no, in genere. No, ci hanno sciutato, ma c'è che è sempre poi l'altro quando lo. Tanto mi sa che la lì vicino, mezzi mi sera, vogliono forti vicino. Il San Narciso, coppa mare, ma erano fa male al bosco, insomma, parlare al bosco, non vanno. Gli Annelli oggi molto sfortunato, tanti ti rapportano, non ho trovato il gol e poi espulso a fine partita. L'espulsione, che dici, si poteva evitare? Non era proprio l'espulsione. Un commento sulla partita di Blasio, che ha immolato anche la videocamera per salvare la partita. No, abbiamo giocato tutti bene. Ci siamo mancati due giocatori all'inizio. Se no la partita non la perdevamo. Esatto. Questo è tutto. Siamo stati penalizzati dal fatto che comunque mancavano due elementi importanti della squadra. Tra cui il portiere. Tra cui il portiere, è pure fondamentale. Ci hanno fatti tre gol a centrocampo. E anche il difensore centrale. Che comunque è veramente importante perché sulle posizioni è comunque molto bravo di testa. Quindi eravamo anche svantaggiati nei calci di punizione. Però abbiamo fatto un'ottima prestazione. Lascia ben sperare nel futuro, insomma. Sì, sì. Ma se vi presentate in otto a casa. Dovete venire in otto. Stiamo anche migliorando le giornate di gioco, comunque. Comunque la squadra ci sta, bisogna stare sempre, bisogna stare con i piedi per terra, dobbiamo stare più calmi durante il gioco. Grazie ragazzi. Si è appena conclusa l'Ospite Kitos Salpo Sillipo 2-2 all'ultimo minuto con il gol di Vincenzo Dioneo, un gol da opportunista. Vincenzo? Sì, alla Super FIFA Inzaghi, il mio idolo. È stata una partita. Posso parlare della partita? No, aspettiamo da proprio. È stata una partita sofferta. Una partita dove abbiamo iniziato male, abbiamo subito il gol, poi abbiamo subito pareggiato il secondo tempo. Poi abbiamo subito dopo, quando hanno battuto il calcio d'inizio, abbiamo preso un gol sulla sfortuna. Poi il nostro cuore, la nostra grinta, ci ha ripagato con un gol al 93. Vincenzo protagonista in entrambi i gol, nel primo con un semi assist, possiamo dire il secondo, come abbiamo detto, sulla linea del fuorigioco, come si direbbe a calcio 11. Senti, ma ti ho visto molto nervoso in campo oggi, perché? Sì, perché è un torneo di, diciamo, veniamo qui per divertirci, se ci mette un po' di agonismo va bene, però si entra con cattiveria, si dicono parolacce, si dice tutto, diventa un torneo un po' brutto, diciamo. Ti ho visto un po' nervoso anche con i compagni dalla panchina, qualcosa da recriminare? No, da recriminare niente, perché ho detto siamo una squadra tutta grinta e cuore, però a volte pecchiamo di egoismo e vogliamo segnare, vogliamo fare ognuno la propria, diciamo, come posso dire? La propria partita. La propria partita, siglando un gol, facendo un assist e poi giochiamo tutti quanti 8 bene, vinciamo tutte le partite. Casale adesso prima in classifica, ma cosa vi manca per dominare questo torneo e soffrire soprattutto di meno per portarvi a casa queste partite, tre punti? Io dico niente, non ci manca niente, forse pecchiamo un po' di esperienza, un altro po' di esperienza farebbe bene anche a lui. Poi per me posso dire che va bene così. Oggi tante assenze, quale giocatore vi è mancato di più? Diciamo che chi ha giocato oggi non ha fatto sentire le assenze che oggi non è venuto. Diciamo che Alessandro Minieri quando viene ci dà una grossa mano. E su un commento sulla maxi squalifica Adelio ieri? Non commento. Grazie Vincenzo. Grazie. Fabrini allo studio. Siamo qui ragazzi all'FC Regione che hanno vinto 5-0 contro il Torre. Ma bella partita, l'ho sofferta all'inizio, ma poi si è sbloccato.
sarà scritto prima schizzo. E poi prosegue da napoleano. Prosegue al campionato, come la vedi? Dura. Ci sta bocca. Spero di arrivare. La giochiamo, ce la giochiamo. Spero di arrivare tra i primi sei e giocarmi da tutte le fasi finali. Bravo. Ma voglio venire in campo oggi. Cosa ci dice? Dal tuo contributo a questa squadra? Sono stato contento, sono ritornato dopo partite di. Sono stato a casa. È stato un piacere giocare con questi ragazzi. Il prossimo lo giocherai? Sicuramente, perché no? Se l'orario va bene... Se l'orario va bene... Se l'orario tu invece, ragazzi, un po' di silenzio, dai, dai. No, no. Ferenzano, bellino! Cosa ci vuoi dire? Il tuo gol? Da sottolineare il gol di Morro a pallonetto! Che vuoi, che vuoi? Voglio sapere, cosa ne pensi del tuo gol? Perfecciare! Anche però c'è tutto da fare. Siamo qui con i giocatori del Barra Brava Boca che oggi hanno pareggiato 2-2 contro il favorito FC Chalet. Ciro. Non mi guardare così, Peppe. La parola migliore in campo, Cardamone, che con un suo grande gol nelle impostazioni del gioco ha aiutato i suoi compagni. Cosa ne pensi? Veramente, adesso. Va bene. Bravo! È stata una partita difficilissima, dai. Abbiamo pareggiato alla fine con un angolo del capitano che oggi, grazie. Capitano perché manca il brasiliano, speravamo altri 4-5 mesi, ha fatto un grandissimo gol, erano molto bravi i giocatori avversari, solo che purtroppo non si può tutto dalla vita, hanno fatto il 2-1 in meritato e ne abbiamo fatto il 2-2. Allora per il capitano. Vuol dire che cambiano gli obiettivi, no? No, non per la salvezza. Perché siamo sempre per la salvezza. Per la salvezza. Quanti punti no, salvezza. Prima la salvezza e poi vediamo la salvezza. Zitto, vai. Non posso parlare, mi dice Peppe Blas. La prossima partita puntiamo un pareggio, andiamo a giocare fuori casa. Un punto fuori casa fa sempre bene. Inquadriamo la sciarpa di Blas oggi per la sciarpa di con peggiore in campo, la sciarpa 2. Sciarpa 2, peggiore. Poi bella foto, bella foto su Facebook, dobbiamo dirlo. Complimenti all'arbitro, ma ce l'avete finito la partita, no? No, a proposito, cosa ne pensi dell'arbitro? Molto bravo. Bravo. Allora, loro sono i, diciamo, favoriti per l'altra squadra perché hanno pareggiato all'ultimo minuto. Però io, parziale pagellista, come Renato Pino in mezzo al campo, ho visto come ha arbitrato là. L'arbitro c'è, è un bravissimo. Posso fare solo una precisazione? Se io la prima partita ho preso 7, la seconda partita 7 e più, perché la mettiamo del 3.5? La mettiamo non ho contato niente, te lo dico pure io. Secondo me. Te lo dico pure perché stessa fatto per lì. Adesso Peppe Blasio e Renato Pino. L'altra volta era Poleri poi, sapete. L'altra volta abbiamo fatto un acquisto in più. Adesso vi aggiornate, adesso no? Spero che avete preso bene i nomi. Ci penserà il mitico Zoom. E non mandate il ciulab della Daola. No, non lo comando io, non mi giudicate. Ma per qualcosa, vero? E con questo si chiude la... Grazie, la sai parlare. Lazio caro. Vabbè, ragazzi, il 7-2, vabbè, gli avversari forse obiettivamente erano inferiori a livello tecnico. Forse a volte potevate chiudere un poco prima la partita, poi vabbè ci ha pensato Mario Marotta. Cosa ne pensi? Sì, con il minimo impegno siamo riusciti a portare questi 3 punti a casa. Proprio con il minimo, per questi ragazzi che abbiamo giocato oggi erano veramente poca roba. No, vabbè, diciamo la verità, non è che noi siamo forti, però erano altri là che erano più scarsi. Noi siamo una banda, siamo scarsi. Loro erano più scarsi di noi. No, vabbè, penso che vabbè, posso detto anche questo che avete vinto. So che avete vinto l'ultima edizione sicuramente di vincere. Sì, io personalmente vedo parte di quella squadra che ha vinto le ultime 2 volte, tre volte. Lascio ai miei amici lo spazio per vincere anche loro perché ho piena fiducia nei loro mezzi. Corrado Tieri mi ricorda il buon vecchio Fabio Cannavale. Sì, vabbè, la difesa veramente perfetta, solo forse Miraglia, il numero 11. L'altra squadra, il capitano, l'attaccante, vi ha dato qualche volta un po' di problemi. No, personalmente proprio quello che penso deve fare la dieta. Il calcio è una cosa seria. Noi siamo scarsi, sì, però lui è veramente poca roba. Senza offesa, Devi impegnarsi di più. Devi impegnarsi di più perché noi col minimo sforzo questa partita abbiamo vinto. Sì.